per la TV. Io sono molto emozionata perché abbiamo più che un ospite, diciamo un'assoluta eccellenza artistica, un personaggio schivo e riservato che si concede veramente di rado e invece eccezionalmente è qui questa sera agli Stati Generali, Vano Fossati. Alzati che si sta alzando. Trovarmi accanto a lei, maestro. Anche per me è un grande onore essere qui al cospetto mio, vabbè, ovviamente, di tutti questi sudditi, questo pubblico, sì, pubblico. Vano, musicista, poeta, scrittore, in quale veste si presenta oggi? Ma è una redingote imbroccato per una moda uomo che sa reinventarsi senza essere mai stucchevole. Intendevo la veste artistica, dato che esce in questi giorni un suo album a due voci con Mina, che poi è il motivo per cui lei è qui questa sera. Sì, Mina, grande donna navigante, donna di mare, donna marittima. Marinara? Mina non mi risulta. Comunque so che lei, per lei, il mare invece è sempre stata un'ispirazione costante, profonda, il mare ma come sì. Motore. Vede, noi genovesi abbiamo questa vocazione nomade, marinara. Io come altri genovesi prima di me, da Renzo Piano a Togliatti, a Sabrina Salerno, ricorda Boys, 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 I'm looking di fronte al mare. Vogliamo andare di fronte al piano, maestro, parlare di questo disco di inediti che lei ha scritto proprio per Mina. Sì. È un disco dal titolo bizzarro, Il Sestante a Sestante, sono sì. Tutti degli inediti che ha scritto per Mina. Il singolo è Camalli. Camalli, poi... la fatica dell'uomo marinaro di fronte al sì. Porto della vita. Sì, e poi c'è questo pezzo che mi incuriosisce, Protezione. Sì, la protezione parla del volto visibile della luna, quella luce che ci irradia ma anche che ci protegge dalle scottature dell'anima. Le scottature dell'anima. Vano Fossati, prego. Tintarella di luna, tintarella color latte, tutta notte stai sul tetto come i gatti, e se c'è la luna vuota, ti regalo una carota, ma se c'è la luna piena, tu diventi candida di fronte al mare. Meraviglia questo inedito che lei ha scritto in maniera proprio inedita. Ma per caso altri inediti da farci sentire da questo splendido disco? Per esempio Sfere Azzurre. Ah sì, Sfere Azzurre. Titolo che... Sfere Azzurre. Niente, mi trovavo in vacanza a Termoli. Termoli. E... vedo queste boe tonde, tondeggianti, celesti nel mare, il mare che poi in fondo è una metafora della vita, certo. Sa, no? Termoli, le boe, il boa di struzzo, i naviganti, i naviganti col boa di struzzo che fanno i balletti, queste cose. Sfere azzurre, sì. Vogliamo ascoltarla? Sì. Le mille bolle blu, le mille bolle blu che volano e volano. Mi sento dondolare fra grappoli di nuvole e folli immagini giungono e ci osservano dall'immensità del mare. Una emozione profonda, veramente, grazie, un guru, un maestro. Bellissimo questo inedito.
Ce ne sono altri in questo album di inediti. Ecco, vuole concederci un altro gioiello creativo? Ce n'è una in particolare su cui tiene molto, no? Alla quale tengo in particolar modo, scritta sempre per Mina. Mi trovavo in ferie a Termoli? No, a Carrara, e stavo guardando il mare, cioè ero al mare, ma ero rivolto verso le montagne, le Alpi Apuane, e dietro però aveva, dietro avevo il mare, ovviamente, però ero girato davanti in direzione del, no, era perché della l'artista montagna. Questa. E allora, abbagliato da questo biancore marmoreo apuano, ho immaginato questa creatura mitica, eterea, che varcava queste Alpi Apuane. Beh, allora sì, mi sono messo al pianoforte. Prego. E ho scritto. Una zebra apuana nella data tempo fa, uno strano maharajà, vecchio amico di papà. Una zebra apuana, sì apuana, con le sue strisce che ci puoi attraversare fino a giungere di nuovo al... E allora le sapete tutte voi, fate no, voi le cose. No, maestro! Devo andare! Ma ci vediamo! Stessa, stessa spiaggia, stesso mare! Alla prossima! Torni, la prego! Alzati che sta passando, la canzone popolare, se c'è qualcosa da dire...